Oggi a Moscow Diaries parliamo di vita mondana, perché io e Sati, che come vedete è trazzata a lucido da paura, stiamo andando a un evento chic che si chiama Paragoda, ovvero la coppia dell'anno. Allora, io vi devo dire la verità, a me non è mai piaciuto mettere la mia vita sentimentale in piazza, tant'è che spesso litigavo sempre con le mie ex fidanzate perché non mettevo mai le foto di me e lei su Facebook. Mi dicevano, pubblico una foto ogni giorno e non mette mai una foto di me e te. Io, ma cosa c'entra? Una cosa paesaggio, una cosa la vita privata. Però diciamo che da quando sto con Sati la cosa è dovuta cambiare per forza di cose, perché da quando ho messo piede a Mosca, senza che io lo volessi, sono finito sulle copertine dei giornali, sui telegiornali, qua a destra e a sinistra, il che necessariamente mi ha fatto venire a patti con questa faccenda, che di fatto la mia vita privata ormai, almeno qui in Russia, è cosa pubblica. Ora, lo so che molti di voi stanno pensando, sì, però non è che sei obbligato per forza, in realtà non è esattamente così, sarebbe complicato spiegarvi il perché. Sta di fatto che questa sera c'è un evento dove premiano la coppia dell'anno e siamo invitati anche noi. Vediamo che succede. Il problema è che io non so minimamente in che cosa consiste questo evento, chi lo organizza, cosa succede, perché siamo stati invitati, se si vince qualcosa, se bisogna fare qualcosa, non so niente, e quando lo chiedo in giro non lo sanno neanche loro, perché generalmente nel mondo dello spettacolo, perlomeno qua a Mosca, sono di un disorganizzato che fa veramente terrore, non spavento. Quindi di fatto quello che accadrà stasera e quello che sarò costretto a fare lo scopriremo insieme, e sono sincero in questo, non c'è finzione scenica. L'unica garanzia che per ora mi è parso di capire è il ritardo, cioè comunque vadano le cose siamo sempre in ritardo, ma non è un problema perché spesso e volentieri lo sono anche gli altri, a volte anche di più, e quindi di fatto non è un problema. Sati, come ogni donna sulla faccia della terra, si trucca più in macchina che a casa. I would be endlessly beautiful. Are you really sure that we don't know anything about what's going on? No, I don't know, this is my first time with this event. I think we should have some prize or something like this as a couple of year or one of couples of one year. Off. Maybe okay. We are not the best. Maybe it's not competition, I don't know. Alla fine forse è solo un modo per trovarsi e fare una festa, cioè ai russi gli piace festeggiare, cioè sono dei compagnoni, tovarish. Una delle poche certezze che abbiamo oltre al ritardo è che Sati dovrà cantare, per cui ora fa le prove in macchina. Allora, siccome è un evento mondano e non posso portarmi il catafalco dentro perché risulterei ridicolo, mi nascondo nella tasca questa e il resto della serata ve lo racconto così. Allora, è molto molto complicato fare un vlog qua perché ho 50 fotografi e 40 televisioni addosso e non voglio che mi riprendano con, sai, la mano così mentre stai facendo un vlog. Infatti adesso ho nascosto la telecamera dietro la sedia dove è seduta Sati, che è questa qua, perché questi ci fanno le foto anche mentre mangiamo, cioè è una roba inquietante, ragazzi. Allora, adesso che il cecchino se n'è andato, sono un pochettino più libero, posso raccontarvi cosa è successo fino adesso. Sono entrato e contro ogni mia aspettativa mi sono trovato totalmente fiondato in mezzo a 50 fotografi, 50 televisioni, interviste in russo che non ci capisco una parola e che lei ogni tanto mi traduceva, ogni tanto rispondevo io, cioè una roba è abbastanza... No, c'è il cecchino, giù! Pezzo di merda, mi sa che ce l'ha fatta a pigliarmi con la telecamera in mano. Comunque, c'è una cosa che non potete capire: il problema quando sei in mezzo a 45 fotografi e tu non sai chi guardare, perché tu guardi uno, lei ne guarda un altro, e una volta guardi uno, una volta sorride uno, un'altra non sorride all'altra, quindi i fotografi che giustamente vogliono per sé la foto migliore iniziano a urlarti contro, iniziano a dirti qua, guarda qua, porca di quella vacca. Continuo a guardarmi intorno perché da un momento ecco, c'è un altro. Добрый вечер, дорогие друзья, пары или совсем пары, еще не до пары или перепары. По-итальянски, buonasera a tutti. По
Степан, скажи, пожалуйста, первый раз? На, не, не в Одессе. Вот давайте уже поздравляйте. Купаем Сати, нашу любимую, аплодисменты. Поздравляем ее. Очень хочется спеть новую песню, которую еще никогда не исполняла публично. Она называется «Мама». Adesso Sati canta la sua hit più grande, che è Radio Premier. C'è anche la versione inglese, Happiness A. Praticamente abbiamo vinto qualcosa, cioè la coppia dell'anno 2018, ma da cosa ho capito lo stanno dando anche ad altri sto premio, quindi non so se proprio siamo dei fighi fighi. Adesso dopo un'ordata di foto dove continuavano a dirti baciatevi, 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 ma cosa devo fare? Me la devo s***ere davanti a tutti, non ho capito ragazzi, cioè un minimo di decenza. E niente, boh, una roba flash, durata tipo 20 minuti, ho fatto in tempo a perdere il premio. Qui intorno c'è un sacco di gnagni incredibili ragazzi, c'è il livello di fregna che ho visto stasera, è qualcosa di impressionante, ma tutto molto flash. Però almeno una bella ragazza ve la faccio conoscere, lei è Olga, che è una giornalista, che cosa c'è? Ok ragazzi, lei è libera, cioè there are many Italian people look at this. Oh, ci Mi stai, lei sogna un marito italiano, ragazzi io non dico altro, fatevi un visto, venite a Mosca, Olga ve la presento io, qua. Comunque abbiamo vinto, siamo lo zio, we won. Yeah. Oh. Insieme ad altre 10 coppie ex aequo al primo posto. Che schifo non fa, voglio dire. E comunque io non ho mai vinto una coppa in vita mia. Una cosa interessante da raccontare è che dopo che mi hanno dato la mia prima coppa della mia vita, ci hanno ficcato nelle mani un sacco di pacchetti, pacchettini con dei regali che, boh, questo non so, sembra un pacco bomba, non so cosa sia. E anche fiorellini per lei, giustamente. Ma poi subito con i pacchetti in mano ci hanno sbattuto davanti alla schiera di fotografi per un'altra scarica di flash. E in quel momento lì Sati, non so come, è stata una grande, ha avuto la lucidità di fermare tutti e dire: aspettate, che cosa ci avete dato? Con che cosa ci state fotografando? E viene fuori che praticamente una di queste buste conteneva degli superalcolici, no? E siccome Sati incentra tutta la sua comunicazione comunque sul vivere sano, sul mangiare bene, sul non bere, non fumare, tutte queste cose qua, lei magari a sua insaputa sarebbe stata fotografata con un superalcolico in mano e il giorno dopo qualche giornale avrebbe subito detto: guardala lì, da una parte dice quelle cose e poi chissà quanti soldi ha preso per farsi fotografare con, boh, cos'è, l'amaretto, limoncello, non so bene cosa sia. Quando ovviamente nessuno ha preso un euro per questa cosa, ti hanno semplicemente ficcato in mano un pacchetto e spedito davanti a un fotografo sperando che tu non avessi il tempo di realizzare cosa stava accadendo. E in tutto questo tutta la baracca è durata a dir tanto un'ora, dove praticamente passi da una scarica di flash, arrivi a una cena dove non fai neanche gli antipasti, passi per primo perché ci hanno chiamati per primi su a cantare, a fare quello che doveva fare, e poi boom, sei un numero come un birillo in una catena di montaggio, perché una volta che sei passato tu davanti alla schiera di flash, tocca ad altre persone che avranno ricevuto altre statuette, altri regalini, altri pacchetti, e quindi boom, ce ne siamo andati. E comunque l'impressione che voglio condividere con voi, vivendo dall'interno queste scene tipo red car, che si vedono insomma nei programmi scandalistici, la sensazione che hai è veramente di una specie di stupro spirituale, cioè sei lì che esci da questa valanga di flash totalmente rincoglionito, non sai come sei venuto, non sai cosa faranno delle tue foto, non sai cosa faranno della tua faccia, ti senti come se ti avessero rubato qualcosa e ti senti fondamentalmente l'anima sporca. How do you feel? Empty, dirty, tired, super tired and stressed. Like squeezed lemon. È molto strano da far capire, perché uno dice: oh, alla fine ti hanno solo fatto due foto, no? E non posso spiegare com'è che ti senti così svuotato dopo. E da un lato uno direbbe: ma perché lo fai? Cioè non lo fare, cioè, why do you do it? This is part of my job, I have to do it. E purtroppo anche questo fa parte del gioco. È un giorno come un altro a Mosca. Comunque a me che me ne frega a me, abbiamo vinto! Siamo noi! Siamo noi!
campioni della Russia siamo noi.